Per realizzare questo nuovo tutorial andrò a utilizzare 3 prodotti a marchio Krieger. Ve li faccio vedere velocemente, poi andremo a vederli nel dettaglio. Questa è una confezione di Deluxe Paper, una carta fantastica, cioè è presente in tantissime fantasie, vi consiglio di provarla. Poi andrò a utilizzare i fogli di acetato, sempre ovviamente a marchio Cricut, e un vinile permanente super mega brillante, ve lo farò poi vedere bene quanto è bello. E vi mostrerò in questo tutorial la mia idea di back to school. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale facendo clic sulla campanella che trovate qui sotto per supportarmi e soprattutto per ricevere gli aggiornamenti. Mi trovo qui su Krieger Design Space per andare a realizzare il progetto, quindi vado a far clic qua sul pulsante forme e seleziono un quadrato semplice. Vado ora trasformandolo in rettangolo facendo clic qua su questo lucchetto per sbloccare le proporzioni. Metto una dimensione di 14,6 cm per 21,1. Vado a mettere quindi qualche millimetro in più in altezza rispetto al quaderno che andrò a rivestire, semplicemente per il fatto che poi con le pieghe, soprattutto perché il cartoncino è abbastanza spesso, qualche millimetro per così dire viene via, quindi metto sempre qualche millimetro in più. Vado adesso a cambiare il colore giusto per farvi vedere un po' meglio. Vado di nuovo a far clic qua sul pulsante forme e seleziono un trapezio. Ora, posizionando il mouse qua su un angolo, vedete che compare questa icona a curva e vado a ruotare. Per fare una rotazione perfetta però devo andare qui su ruota e metto 90 gradi. Metto di nuovo anche come colore il giallo e una dimensione. Allora, prima di tutto vado a sbloccare di nuovo le proporzioni. E l'altezza la metto di 21,1 cm e una larghezza di circa 2,5. Quindi vado a fare una cosa di questo genere. Ora lo duplico. Faccio capovolgi orizzontalmente, quindi faccio una cosa di questo genere e lo lascio però qua questa volta, quindi non lo avvicino bene al rettangolo come ho fatto con questo. Adesso duplico un'altra volta, lo ruoto di nuovo così e vado come al solito a mettere la rotazione corretta, quindi metto 360 gradi. Sempre un'altezza di 2,5, però devo mettere una larghezza uguale al mio rettangolo, quindi 14,6 cm. Sblocco di nuovo le proporzioni e metto 14,6. Lo vado a posizionare qua, diminuisco un attimo l'area di progettazione in modo che possiate vedere meglio. Duplico, faccio di nuovo capovolgi, questa volta verticalmente, e lo posiziono qua sotto. Ora vado ad aggiungere un rettangolo, quindi di nuovo seleziono un quadrato, sblocco le proporzioni, metto una dimensione, allora prima di tutto l'altezza sempre 21,1 perché deve corrispondere al mio rettangolo, ma una larghezza di 1,4 cm, anche in questo caso ho messo qualche millimetro in più. Metto il colore giallo, quindi lo vado a posizionare qua e così, e poi vado a riprendere quest'altro. Ora vado a selezionare tutto, quindi seleziono questo trapezio, il rettangolo centrale e quest'altro trapezio e faccio allinea in alto. In questo modo sono stati tutti allineati correttamente. Questo qui però ovviamente non è, eccolo, lo dobbiamo mettere più o meno così. Facciamo la stessa cosa anche questo, vedete che le righe sono un po' spesse, dovete fare in modo che siano sottili, cioè come queste, altrimenti poi quando andremo a fare la fusione non si vedrà correttamente. Facciamo la stessa cosa anche qui, quindi con la freccia del mouse, sto muovendo la freccia del mouse e non la freccia, scusate, della tastiera e non il mouse, vado a mettere tutto correttamente. Questo devo spostare leggermente più in qua. Ecco qui. A questo punto cosa faccio?
Allora vado a inserire delle linee di cordonatura in corrispondenza qua dei tagli che al momento ancora ci sono relativi ai margini del mio dei miei rettangoli, dei miei trapezi. Quindi vado a far clic di nuovo sul pulsante forme, seleziono una linea di cordonatura che è la prima, come avete potuto notare, la metto sempre di 21,1, la duplico e la vado a mettere dal lato opposto, mettiamola bene sopra e a questo punto vado di nuovo a far clic sul pulsante forme, seleziono un'altra linea di cordonatura, questa volta ruoto, quindi faccio come ho fatto prima, faccio comparire questa curva per la rotazione e metto 14,6. Controllate sempre qua, vedete che la rotazione non è perfetta, mettiamo 90 gradi e posizioniamola qua. Ora duplichiamo un'altra volta e andiamo a posizionarla qua sotto. A questo punto dobbiamo duplicare nuovamente quest'altra linea di cordonatura, quindi questa verticale, e la mettiamo qua. Una volta fatto una cosa di questo genere, dobbiamo andare a fare clic su seleziona tutto, poi duplichiamo. Eccola qua, e raggruppiamo. Questo gruppo adesso andiamo a nasconderlo. Perché lo nascondiamo? Perché se mai abbiamo fatto qualcosa di sbagliato prima di fare la fusione delle forme, abbiamo comunque ancora il nostro progetto originale. Ora lo seleziono di nuovo tutto e faccio di nuovo duplica. Eccolo qua, questo mi servirà per dopo, lo raggruppo temporaneamente solo per poterlo spostare meglio, andrò a usarlo in un secondo momento. Adesso qua andiamo a selezionare le linee di cordonatura, vedete che sono tutte qua sotto? Ecco, le vado a selezionare tutte, quindi prendo questa, 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 quest'altra e infine questa. E le nascondo temporaneamente e vado a selezionare tutta la mia forma e controllo, perché è importante che controlliate, se ho attaccato bene queste linee. Purtroppo non sempre si vedono, comunque bisognerebbe ingrandire molto. Adesso durante il tutorial io ovviamente non ingrandisco troppo, perché sennò voi non riuscite a vedere più niente. Comunque vado a far clic sul pulsante fondi per vedere, ecco, se ho fatto tutto correttamente. Come potete notare, qua c'è una linea, quindi vuol dire che questo trapezio è leggermente staccato. Faccio clic qua su annulla e su questo trapezio vado a avvicinarlo verso il centro, quindi verso il mio rettangolo. Faccio di nuovo adesso la stessa cosa e faccio fondi. Ecco, vedete che adesso la fusione è corretta. Faccio a questo punto disponi in fondo e vado a visualizzare di nuovo le linee di cordonatura, quindi quelle che avevo nascosto, questa, 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 ed ecco qua. A questo punto ho tutte le mie linee di cordonatura visibili, seleziono tutto e faccio collega. Ora andiamo a spostare temporaneamente questo e muoviamo il gruppo, quest'altro di qua, quindi questo è quello che abbiamo appena fatto, quest'altro è quello di cui dobbiamo occuparci. Facciamo separa, andiamo a cancellare questa aletta qua e andiamo a cancellare anche questo rettangolo qua. Eccolo qua. Togliamo anche quest'ultima linea di cordonatura. A questo punto è pronto. Andiamo a avvicinare solo qua il trapezio, perché si era spostato nell'altro, ovviamente è spostato anche in questo. Selezioniamo tutti i trapezi e poi selezioniamo il rettangolo centrale e facciamo clic su fondi. Vedete che la fusione è corretta. Facciamo disponi in fondo. Qua ci sono le linee di cordonatura, adesso sono leggermente spostate, ma diciamo che non è un problema così grave. E andiamo comunque a selezionare tutto qua e facciamo di nuovo collega. Le basi della nostra copertina che andremo a tagliare sulla carta deluxe paper di Cricut sono praticamente pronte. Ovviamente dobbiamo ancora aggiungere altre cose in area di progettazione, prima però salviamo. Quindi scriviamo quaderno shaker e salviamo. Una volta salvato andiamo a aggiungere alcuni elementi. Vado a far clic qua sul pulsante forme e seleziono nuovamente un quadrato.
questa volta devo fare un quadrato che sia che corrisponda esattamente al mio quadernino, o quasi, diciamo. Andiamo sempre a sbloccare le proporzioni e mettiamo una lunghezza di, quindi un'altezza di 20,8, e andiamo a mettere una larghezza di 14,6. In questo modo, vedete che corrisponde qua dove abbiamo messo le linee di cordonatura. Lo metto di colore azzurro, duplico, adesso lo metto di colore bianco così potete vedere quello che sto facendo, e vado a ridurre la dimensione. Sblocco le proporzioni per poterlo fare, diciamo, per poter fare il bordo un pochino più accurato, in questo modo qui. Potete fare il bordo più o meno spesso, ovviamente, scegliete voi come preferite. Andiamo a selezionare adesso il rettangolo bianco e il rettangolo azzurro, facciamo allinea centro orizzontalmente, allinea centro verticalmente. Una volta fatta la centratura, selezionati entrambi i livelli, come potete vedere qua dal pannello livelli, andiamo a far clic qua sul pulsante dividi. Ora selezioniamo queste parti qua che non ci occorrono, quindi i rettangoli che abbiamo utilizzato inizialmente, vedete che ci rimane solo la nostra cornice. Duplichiamo, dobbiamo fare due cornici che ci serviranno per la parte shaker, e andiamo adesso a importare un'immagine. Quindi facciamo clic sul pulsante carica, e io questa immagine l'ho già, appunto, ho già fatto l'upload, quindi la seleziono, faccio clic su aggiungi alle tele. Ovviamente questa immagine adesso è molto grande, vado a ridimensionarla. L'immagine è stata scaricata dal sito FreePic, vado a far clic qua su offset, metto un offset di circa 0,3, faccio applica e vado a mettere il colore bianco. A questo punto seleziono entrambi, quindi sia la ballerina che l'offset, e vado a ridurre un pochino la dimensione in questo modo. Ora, trattandosi di un elemento stampabile, vado a far clic qua su unisci livelli. A questo punto posso ridimensionare come voglio, perché tanto i livelli sono stati uniti. E ora cosa vado a fare? Vado a far clic qua sul pulsante testo, metto un nome, per esempio Giulia. Seleziono tutto, quindi faccio CTRL più A all'interno della casella di testo, vado a far clic qua su font, seleziono fonte di sistema e metto Multiara, eccolo qui. Allora andiamo a controllare, guardate bene, lo faccio vedere ingrandito, che diciamo tutte le lettere sono unite, comunque leggermente sovrapposte. Se notate, la G è staccata, quindi potete o lasciarla staccata così, che non è un problema così grave, oppure potete andare a fare clic qua su avanzato, separa nelle lettere, dividere tutte le lettere e unirle. Io in questo caso andrò a lasciarla così. Vado solo a cambiare il colore, vado di nuovo a far clic qua su avanzato, metto questo tipo di colore che è quello che si avvicina di più al vinile che andrò a utilizzare io per fare il taglio, e faccio clic sul pulsante fondi. Ecco qua, vedete che adesso le linee di taglio qua tra una lettera e l'altra non si vedono più, ad esclusione della G che è proprio distanziata. Riduciamo la dimensione e andiamo a posizionarla qua. Più o meno la grandezza, insomma, che voglio ottenere è questa. Quindi in questo modo riesco anche a capire quanto voglio far grande la mia immagine, quindi in questo caso la ballerina. Vado a posizionarlo adesso qua, non è importante che lo posizionate con precisione, ma giusto perché abbiate un riferimento, perché tanto queste parti andranno tagliate separatamente. Andiamo in anteprima tappetini un attimo a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente, e poi andiamo a inserire anche un ultimo elemento. Quindi se adesso vado a far clic qua sul pulsante crealo, vado a mettere chiaramente sul tappetino, faccio continua. Allora, queste sono le mie due cornici, eccole qua, e mentre questo qui è l'elemento stampabile, queste sono le parti che andremo a tagliare, come vi dicevo, con la deluxe paper. Questa invece è la scritta che andrò a tagliare con il vinile permanente. Andiamo a far clic su annulla, come ben vi ricordate andrò a utilizzare tre
materiali in particolare, e quindi manca l'ultimo, che è l'acetato. Vado a far clic qua sul pulsante forme, inserisco un quadrato che vado a trasformare in rettangolo, sempre sbloccando le proporzioni, e metto una dimensione di 14,6 per 20,8. Mettiamolo di colore azzurro, così sappiamo che l'acetato, però non lo stesso azzurro, perché si tratta di un materiale diverso. Quindi vado a modificare il colore azzurro, così me lo metto su un tappetino differente. A questo punto andiamo a salvare, tagliamo. Esiste proprio la dicitura Deluxe Paper come impostazione di taglio della macchina, quindi potete usare quella. Per tagliare invece questo qua, ovviamente dipende dal cartoncino che andrete a utilizzare, vi consiglio un cartoncino almeno da 250 grammi, 270 ancora meglio. Questo ovviamente è il vinile permanente di Cricut, e questo invece l'acetato. A questo punto andiamo a eseguire il taglio di tutti i materiali e soprattutto andiamo a realizzare il nostro quaderno shaker. Siamo qua con i materiali appena tagliati da Cricut Maker 3. Questa è la Deluxe Paper, come vi ho detto ha dei colori super brillanti e nella parte dietro è tinta unita. Qua invece ho il mio foglio di acetato che adesso vado a mettere temporaneamente da parte, ho una cornicetta tagliata della stessa dimensione del mio chipboard e nella parte dietro la cornicetta, come potete notare, è stata realizzata sempre con una Deluxe Paper, quindi nella parte dietro è fantastica, ma io andrò a utilizzarla dalla parte tinta unita. Mentre qua ho il taglio che ho eseguito con il vinile shimmer, che è fantastico, guardate che brillantezza di colori che ha, è diverso dal glitter, questo è semplicemente brillante, ma è appunto, magari non riuscite a vederlo benissimo con le luci, ma è veramente fantastico. Quindi procediamo, la prima cosa che andiamo a fare è quella di andare a eseguire delle pieghe in corrispondenza delle linee di cordonatura. Quindi cominciamo con la prima, che è questa, andiamo appunto a eseguire la piega. Potete anche eseguire la prima al contrario, in questo modo, perché è più semplice, soprattutto quando la carta è un po' più spessa, la linea o per meglio dire la piega vi verrà molto più facilmente. Quindi procediamo e facciamo la stessa cosa con tutte le altre linee di cordonatura. Questo è il risultato che otteniamo con la prima, procediamo, facciamo la stessa identica cosa anche con la seconda. Ed eccole qua, queste sono le nostre due copertine. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a prendere un quaderno, questo l'ho preso da Tiger, come sempre trovate il link in descrizione. Iniziamo per prima cosa con questo. Vedete che la differenza è che questa copertina ha anche la parte laterale del quaderno, mentre questa non ce l'ha. Quindi andiamo semplicemente a inserirla così, facendo in modo che le alette, eccole qua, ve lo faccio vedere qui all'interno, le alette vadano qua, quindi chiudano la parte interna del quadernino. In pratica il risultato che dovete ottenere è questo, quindi dovete poi tirare un pochino perché, come vi ho detto già prima, è un cartoncino. Ecco, una volta fatto una cosa di questo genere, quindi sia la parte laterale che la parte davanti, andiamo a incollare il tutto. Quindi prendete della colla vinilica, ma se usate la colla vinilica dovete necessariamente usarla molto densa, quindi con il pennello e possibilmente in parte fatta precedentemente asciugare 10-15 minuti, non di più, in un piccolo contenitore. Altrimenti potete utilizzare delle colle stick tipo queste, ma delle colle molto buone perché devono incollare davvero bene. L'alternativa è il biadesivo, ma non ve lo consiglio molto in questo caso perché deve avere un'ottima adesione e il biadesivo nel tempo un po' purtroppo si stacca sempre. L'altra alternativa è la colla calda, ma in questo caso proprio ve la sconsiglio totalmente. Quindi procediamo, prendiamo la colla e
cominciamo a incollare il tutto, possibilmente anche quest'area qua. Ed ecco qua, abbiamo realizzato la prima parte della copertina e si presenta in questo modo, guardate un po'. E adesso cosa dobbiamo fare? La stessa identica cosa anche con l'altra parte, quindi nel retro prendiamo questa e andiamo a inserirla così, in modo che l'aletta, questa qua, andremo a incollarla direttamente qua sotto, e questa al di sopra dell'aletta, e poi tutto il resto sarà assolutamente identico, quindi facciamo una cosa di questo genere. Terminato di incollare anche la parte dietro, che è questa, giriamolo dal lato opposto e occupiamoci finalmente della decorazione, quindi passiamo alla vera e propria parte shaker. Prendo quindi le mie due cornici in chipboard e vado a posizionarle una sopra l'altra, quindi una sotto e l'altra sopra, in corrispondenza della copertina del mio quaderno. Controllate che lo state, che avete messo il quaderno dalla parte corretta, e andiamo a incollare con della colla a caldo, quindi con una semplice pistola a caldo, andiamo a incollare la cornicetta. Cercate di essere il più precisi possibile. Ho incollato la cornice in chipboard, la cosa più importante è che stiate attenti a non lasciare dei piccoli fori, cosa che può capitare con la colla a caldo, perché andremo a mettere dei piccoli elementi e altrimenti uscirebbero una volta aperta la copertina. Quindi passiamo adesso a incollare questa parte qui, la possiamo mettere direttamente così come abbiamo realizzato in area di progettazione, oppure possiamo andare ad aggiungere un offset in questo modo per, ve lo faccio vedere anche un pochino più da vicino, per far risaltare un pochino il disegno. In questo caso però vi consiglio di utilizzare del nastro biadesivo per dare un maggiore effetto di profondità. Una volta incollato vado a inserire semplicemente il mio elemento grafico qui all'interno del quaderno e lo incollo con una di queste due colle, quindi semplicemente con una colla stick. Ed eccolo, l'elemento decorativo è stato incollato, il quadernino sta già prendendo forma, però adesso dovremo in teoria occuparci della parte shaker, ma prima andiamo a prendere il nostro foglio di acetato, che è questo, e il vinile shimmer di cui appunto vi ho parlato prima. Andiamo semplicemente a spellicolarlo piano piano e dopodiché andremo a trasferirlo qui sull'acetato. Questo è il nome che otteniamo dopo aver spellicolato. Attenzione però, perché il vinile shimmer andrebbe utilizzato con la carta, la carta di applicazione, quindi l'application tape strong, che è questo tipo qua. Ma nell'acetato quella strong è un po' complicata da utilizzare, quindi scegliete voi se far più fatica, quindi utilizzare la carta di applicazione normale, far più fatica durante l'adesione sul supporto in vinile, o far più fatica poi a staccarla nell'acetato. Ed ecco qua, io ho utilizzato la strong, che è quella corretta, così vi faccio vedere anche in caso di problematiche poi a toglierla dall'acetato come fare. E andiamo a prendere di nuovo temporaneamente il quaderno, giusto per prendere indicativamente le misure, quindi dobbiamo capire dove andrà il nome Giulia. È preferibile farlo sempre prima di aver già attaccato l'acetato, perché così potete premere un po' più facilmente, altrimenti magari rovinate tutto. Quindi diciamo che indicativamente possiamo andarlo a posizionare in questo modo qua, quindi cerchiamo di centrarlo, lo attacchiamo più o meno così e poi andiamo a spostare il foglio di acetato, il quaderno, e adesso andiamo ad attaccare. Allora, come vi dicevo, attacca molto questa carta di applicazione, quindi dovete proprio fare un po' di attenzione. Ecco, vedete che anche qua, cioè ancora prima che arriviamo alle lettere, facciamo un po' di fatica, quindi tirate molto bene sia l'acetato che la carta di applicazione e tenetevi sempre molto molto attaccati al foglio di acetato. Vedete come sto facendo io? Lo sto facendo proprio così,
quindi molto molto vicino, molto in basso, diciamo così. Eccolo qua, comunque il nostro foglio di acetato è stato decorato, andiamo a vedere se l'abbiamo messo correttamente. A questo punto cosa facciamo? Andiamo semplicemente a prendere delle cose tipo paillette, cose così, o delle perline. Io uso queste che a me piacciono tantissimo, ve le faccio vedere bene nel dettaglio. Ecco qua, vedete che sono, hanno questo colore, hanno questi tanti colori, e ce ne sono alcune che sono veramente piccolissime, fanno proprio al caso del quaderno, quindi perline sì, ma piccole, ecco, non le classiche perline di diametro normale, tipo, giusto per farvi vedere la differenza, io non userei questo tipo qua, che sono quelle classiche, vedete anche la differenza di dimensione, questo qui è proprio piccolissima. E queste sono, la faccio vedere anche nella mano così riuscite a vedere meglio, guardate la differenza tra una e l'altra, cioè è proprio una differenza incredibile di grandezza, l'altro praticamente sparisce. Ecco, mettete queste qui che sono un pochino più piccoline, quindi andiamo a metterne un po' qui, vedete, quindi mettiamone un po' all'interno e poi proseguiamo anche con le pagliette. Ed ecco qua, sono andata a inserire un po' di elementi vari per la parte shaker del quaderno. Io non ne metto mai tantissime perché mi piace che comunque al di sotto si veda ancora la copertina. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro foglio di acetato e andiamo a metterlo qui sopra. Lo possiamo incollare con la colla a caldo, fate solo attenzione a rimanere qui all'interno dei bordi in modo che la colla non si veda. Ed ecco qua, una volta incollato l'acetato, non so se riuscite a vederlo perché adesso ovviamente con la telecamera si vedranno comunque tutti i riflessi delle luci. Comunque andiamo a mettere adesso semplicemente la cornicetta qui sopra. Vi ricordo che la cornicetta deve avere le stesse identiche dimensioni del chipboard e che questa cornicetta l'ho tagliata sempre con la Deluxe Paper di Cricut. Quindi andiamo a incollarla sempre utilizzando della colla a caldo. Ed eccolo qua il nostro quadernino che abbiamo ottenuto, guardate quanto è carino, ovviamente le parti all'interno si muovono correttamente. A questo punto dobbiamo solo più passare alla parte decorativa, quindi mettiamo per esempio un fiocchetto tipo questo, possiamo andare anche ad aggiungere degli elementi in legno, questi sono dei bottoncini in legno che io prendo normalmente su Amazon, come sempre lo sapete trovate il link in descrizione dei miei preferiti per così dire su Amazon, quindi quello che acquisto in questo negozio online. E poi possiamo andare a mettere per esempio anche degli strass di questo genere, quindi passiamo alla parte decorativa e andiamo a vedere il risultato finale. Ed eccolo qua, è terminato il nostro quaderno shaker. Volendo possiamo anche andare ad aggiungere una cosina di questo genere, quindi un astuccio da attaccare in questo modo, troverete il tutorial anche per questo astuccio nei prossimi giorni. Qua sono andata a inserire un fiocchetto con una paillette, il bottoncino in legno che vi ho mostrato prima e tre strass da questa parte. Volendo nella parte shaker potete aggiungere anche degli elementi olografici tipo questi o questi che sono veramente bellissimi. Questa è la mia idea di back to school, perché secondo me quando si torna a scuola, proprio perché non è sempre totalmente un piacere, è bello che comunque ci siano molti colori e molta vivacità che si vede soprattutto dalle carte Deluxe Paper, che secondo me sono bellissime. A questo punto il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut Silhouette Italia.